Sei venuto. Chi sei? Io? Sono nessuno. Sono solo uno strumento venuto per smascherare questo letamaio che chiamiamo città. Smascherare? Sì. Facciamolo insieme, ok? Ho cercato di raggiungerti. Ne fai parte anche tu. Come ne faccio parte? Lo vedrai. Ehi, capo, guardi questo. Saluta i miei follower. Siamo in diretta. Devono seguire il nostro piccolo processo. Al momento, l'uomo di fronte a te, il signor Coulson, è morto! Possiamo far venire qualcuno? Ma... questo pazzo vuole uccidermi! Sta zitto! Meriti di morire dopo quello che hai fatto! Mi hai sentito! Ok, ok. Ti do una possibilità. A me non l'ha mai data nessuno. Allora, da quando ero bambino, ho sempre amato i piccoli enigmi. Per me sono un rifugio dagli orrori del nostro mondo. Forse possono dare un po' di conforto anche a te, signor Coulson. Devo risolvere degli enigmi. Sì, tre enigmi in 2 minuti. Tu mi dai le risposte e io ti do il codice per il lucchetto. Ci siamo capiti? Sì. Ok. Ok, quindi devo... vuole che provo... Enigma numero 1. Può essere crudele, poetica o cieca, ma quando è negata, violenza a volte reca. Aspetti, puoi ripetere? Crudele, poetica... Giustizia. La risposta è giustizia. Giustizia! Giustizia! E tu dovevi essere uno strumento della giustizia, insieme al defunto sindaco e al commissario. Non è vero, signor Coulson? Ma certo. Enigma numero 2. Se sei giustizia, non mentire è tuo dovere. Qual è il tuo prezzo per fingere di non vedere? Il prezzo? Le mazzette. Oddio, le mazzette! Le ha chiesto quanto ha preso per chiudere un occhio. Quanto ha preso per... 58 secondi! Quanto ha preso? Niente! Quanto ha preso? $10,000! Mi danno $10,000 al mese per non procedere con certi casi! Quali casi? Non me l'ha chiesto questo, andiamo! $10,000! È la mia risposta, Ok! Non perdere la testa, signor Coulson! Ne manca ancora soltanto uno prima che il tempo scada. Ultimo enigma! Poiché la tua giustizia è così singolare, dici, per proteggere quale verme ti fai pagare? Quale verme? La talpa, l'informatore del caso Maroni che proteggete tutti. Come fa a saperlo? Come si chiama? 20 secondi! No. La ucciderà. Sono morto comunque, parla con un uomo morto, ok? Così muoio io e basta. Ma se dico quel nome, la mia famiglia, le persone che amo, ucciderà anche loro. E lo farà. Chi ci guarda? Di chi parla? È molto più grande di quanto possa immaginare. È tutto il sistema. 5, 4, 3... Oddio, pietà di me! Dio!